Virginia Raggi. Benvenuta. Benvenuta. Prego, accomodi. Solo in queste ultime 48 ore? No, allora, intanto lei non ha colto, io mai nella mia vita avrei potuto pensare di far entrare un rappresentante del 5 Stelle con la musica di Orietta Berti. Proprio, guardi, una cosa che... Sono i tempi che cambiano. Ma dico, è rapidità pazzesca. Orietta Berti, io sì. Pensavo al Barcarolo, no, de Roma. Il reato di manifestazione del pensiero, praticamente. Io non faccio parlare me su queste cose. No, quindi, io, infatti l'ho detto ci io. Ci troviamo qua alla 7, siamo contenti. Allora, sono contenta dell'invito. Senta, però, in queste ultime 48 ore, io ho fatto l'elenco sommario. Gentiloni, Renzi... Poche ore fa pure il ministro dell'economia Padoan, parlando di incompetenza, di difficoltà a governare, governate sempre nell'emergenza, in tutte queste cose qua. Che ne pensa? Perché ha tirato di mezzo pure Spelacchio, che costa tantissimo. Famoso Spelacchio, lo dico per pochi che non lo sapessero, è l'albero che non c'è più a Roma, l'albero di Natale che non c'è più. Ecco. Guardi, io a me viene un po' da ridere, perché tutti questi competenti, così si definiscono, di fatto sono quelli che, insomma, danno a noi degli incompetenti. I competenti sono quelli che chiudono gli ospedali, aumentano le tasse, aumentano le imposte, aumentano il gas, l'elettricità. Intanto noi che siamo gli incompetenti apriamo gli asili nido, iniziamo a rifare le strade. Io a Roma per 2 anni di seguito ho chiuso il bilancio nei termini. Cioè, un po' di cose direi che gli incompetenti le stanno facendo. Adesso le do una notizia in anteprima. Venerdì in giunta abbiamo votato una delibera per... acquistare da qui a 3 anni 600 nuovi autobus. Quanti? Quindi 600. Beh, i romani saranno felici, stapperanno bottiglie perché... Gli incompetenti. Lei sa che l'atta che una croce lo so, ma infatti, sofferenza storica di questa città. Sofferenza storica, per questo io dico che grazie ai competenti noi siamo arrivati, abbiamo trovato un'azienda che doveva circolare con circa 2000 autobus al giorno e ne uscivano 1000 al giorno. Noi ne abbiamo già portati, anzi forse un po' meno di 1000, noi ne abbiamo portati 1200, è ancora poco, lo so, però ci stiamo lavorando. Allora, dove li prende? Perché lei sa che in questo periodo di promesse, no? Abbiamo sentito, ne parleremo anche dopo, c'è dentiere gratis, abolizione delle tasse universitarie, c'è di tutto. Quindi... Sì, sotto elezioni si sente di tutto. Uno si chiede perché nei 5 anni precedenti tutte queste cose non le abbiano fatte. Allora, sugli autobus in parte li abbiamo trovati all'interno del nostro bilancio, quindi risanando, stiamo attivando quel risanamento dei conti tanto auspicato, noi lo stiamo facendo. E poi c'è da dire che comunque noi collaboriamo attivamente, proficuamente, anche con molti ministri, ad esempio con il ministro Delrio abbiamo collaborato, abbiamo lavorato benissimo, adesso ci ha dato 400 milioni per le metro A e B, ci ha dato altri fondi e ci ha liberato fondi per gli autobus. Scusi, quindi... ma questa metro famosa, la C invece, che costa, è costata, costerà... posso darle questa notizia perché lei è seduto. Io ci sarà ancora Pippo Baudo, lui ci sarà, io non ci sarò più, non so se avrà mai la luce questa metro C. Questo purtroppo non lo sa nessuno. Devo dire una cosa che... mi racconta... Il presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, che quando lui era piccolo, già si parlava, lui ha più o meno diciamo 35 anni, già quando lui era piccolo si parlava della metro C, quindi praticamente è ormai una sorta di entità mitologica. Consideri che doveva costare 3 miliardi, è costata già 3 miliardi e 3 per metà del tracciato, nella parte più semplice, perché fino adesso la gran parte della metro C corre in superficie. Siamo arrivati a scavare... e di fatto abbiamo iniziato a trovare una serie di reperti, la caserma militare. Quindi io voglio dire, questi sono gli scandali di Roma. Se poi il PD vuole contare i singoli aghi di Spelacchio, lo faccia. Però quando poi intende a fare un po' di luce sulla metro C, sulle vele di Calatrava che dovevano costare 60 milioni, ne sono costate 200, sono rimaste come uno spelacchio di ferro in mezzo al nulla e forse per Scusi, a proposito di Spelacchio, però Renzi ha detto
e c'è anche, mi sembra, qualcuno della Corte dei Conti, e addirittura non so se hanno scomodato Cantone, lo saprà Klaus Davi, sicuramente. Anche Cantone. Quanto l'ha pagato sto spelacchio che da un punto di vista di marketing ha fatto il giro del mondo? Sì, quindi... devo dire che tra il nome e gli insulti è diventato in realtà l'albero più amato del mondo. Pensi che è stato studiato, che c'è stato un più 10% di turismo in piazza Venezia. Poi avevamo tutta la base dell'albero tutti che era spelacchio. Tappezzata di messaggi positivi, spelacchio resisti, spelacchio ti vogliamo, ecco, bene. Ormai è diventato una sorta di non vorrei, cuore. No, ma non mi ha risposto però. Quanto l'ha pagato? Come dice Renzi due volte. Rispetto al loro albero, quello di non so se di Marino o di chi ci fosse, no, prima? Assolutamente no. L'abbiamo pagato, mi pare, intorno ai 47-48 mila euro tra il taglio, il trasporto, era un trasporto eccezionale perché è un albero lungo più di 20 metri. Va bene, il montaggio, risposto. Lo smontaggio, bene, lo smaltimento. 47 mila, sotto i 50, però sì, sotto i 50. I funerali sono stati fatti gratuitamente dalla 7. Io lo dico perché l'ho visto venerdì sera. Non credevo ai miei occhi, venerdì sera ho visto i funerali. Siamo andati in quel di propaganda e godiamoci questa immagine. Ed è con grande commozione che chiedo a Mirko di entrare con Spelacchio. Per la prima volta in uno studio televisivo, Spelacchio, chiederei al pubblico di alzarsi in piedi in un momento che tutte le trasmissioni televisive in questo momento ci stanno invidiando, per omaggiare l'albero che in qualche modo, purtroppo, in maniera preterintenzionale, tanto ha fatto parlare di sé. Un ultimo calorosissimo applauso. Spelacchio è andato via, funerali gli ha pagati Cairo e va bene. Veniamo alle cose serie. Magari. Grillo, lo sente? Sì. Ma... questa era una cosa seria? Sì. No, perché ha letto che oggi è dovuto intervenire sul Fatto Quotidiano, ha fatto un pezzo in prima persona dicendo ma tutti dicono che non ci sono più, sono dietro di qui, in realtà io ci sono. Sì, sì, anzi, assolutamente. Voglio dire, noi stiamo andando avanti più compatti di prima, ogni giorno si inventano una qualche storia. Noi siamo assolutamente non solo compatti e coesi, ma poi stiamo lavorando moltissimo sui programmi. Insomma, in campagna elettorale e anche non in campagna elettorale uno dovrebbe lavorare sui programmi, mentre sentito una cosa un po' fantasiosa che fa un po' ridere. Adesso sembra che il PD voglia abolire il canone RAI, prima lo aveva difeso, lo aveva inserito in bolletta, adesso lo vuole abolire, insomma queste cose un po'... Ma lei lo paga in automatico, perché a casa sua, come a casa mia, si va in automatico. Assolutamente, diciamo c'è questa, come dire, sorta di mutevolezza dei fini e dei progetti. No, noi stiamo lavorando su un programma e quello... Però diciamo che inserendolo tutti nella bolletta l'abbiamo pagato... tutti un po' di meno, quindi questa è stata una cosa positiva, perché se tutti pagassero probabilmente pagheremmo meno tasse. No, però lei si è data 7,5, vabbè, sì. Vedremo, dai. Dice dopo queste sono promesse da campagna elettorale, vedremo. Però purtroppo siamo abituati. Poi sa, la cosa non mi riguarda più, perché io sto da 7, quindi francamente non faccio più le battaglie, non devo più leggere gli annunci e le cose. No, ma guardi, adesso scherzi a parte, questo purtroppo è il problema dell'Italia, che in campagna elettorale se ne dicono tante, uno giustamente si chiede, ma nei 5 anni in cui avete governato, perché non avete realizzato metà delle cose che promettete adesso? Allora, poi ognuno, come dire, fa quello che vuole e governa come sa, come fa. Senta, lei si è data un voto alto, sì. 7,5, sì. Che insomma è un voto alto. Sì. Lo confermerebbe? Lo confermo. Perché si dà un 7,5? Guardi, innanzitutto perché le dico che noi non solo abbiamo trovato, ma continuiamo a trovare praticamente cadaveri dietro ogni porta che apriamo. Ma io le dico, già iniziare con il bilancio approvato prima dei termini. Ora magari le persone potranno dire che ci vuole, che cosa vuol dire. Innanzitutto vuol dire fare una buona programmazione, consentire a tutti i municipi, a tutte le strutture, quanti fondi avranno la possibilità di usare e iniziare a fare le gare pubbliche, quello che prevede la legge. A Roma si era completamente perso il senso delle gare. Però le chiedo una cosa, voi quando eravate all'opposizione dicevate delle cose che quando si sta all'opposizione è più facile, no? Poi quando sei al governo devi dire sì o no, uh-huh. Ed è molto complesso. Si ricorda una volta lei disse, quando piove a Roma bisogna prendere i gommoni, eccetera, è piovuto di nuovo
E anche con lei abbiamo dovuto prendere i gommoni, no? Quindi con una differenza. Noi non è facile gestire... Ma guardi, nessuno ha mai detto che fosse facile, però poi quello che deve fare un'amministrazione... Cioè lei, no, però quello che vorrei capire, ha percepito la difficoltà poi di star su una sedia, di comandare, di farsi nemici, perché poi all'interno della... Io solo nemici se dice tanti no, sì. No, noi diciamo tantissimi sì, però diciamo no ovviamente a tutte quelle che possono essere richieste irregolari. Allora, per tornare alla vicenda gommoni, si allaga o non si allaga, che cosa deve fare un amministratore? Deve prendere atto, per esempio, che in alcune zone di Roma che storicamente si allagano, probabilmente le condutture fognarie sono insufficienti. Che cosa stiamo facendo? Stiamo avviando uno studio, anzi abbiamo già avviato uno studio con ACEA per iniziare a capire come e in quanto tempo aumentare la portata di queste fogne. Io mi riferisco per esempio a tutta la zona del 10° municipio, alla zona di Prima Porta che è nel 15° municipio, che ogni volta che piove si allagano. Stiamo attivando e abbiamo già attivato tutto un sistema di monitoraggio e di pulizia tombini. Purtroppo insomma, i tombini come sono quando, 800.000 quando Roma, Marino infatti Caspita. Disse che intorno alla stazione Termini pioveva, appena pioveva si allagava tutto, poi si scoprì scavando che non c'erano neanche le connessioni con le fogne, quindi purtroppo l'aveva scoperto anche lui. Ma la percezione della gente non è... Voi governate da un anno e mezzo circa, un anno e mezzo. Li voglio far sentire una persona a cui lei era tra l'altro andata a festa a ottobre, dice queste cose da Floris. Sentiamo chi è. Io vivo a Roma da 55 anni, questa Caput Mundi che tutti desideriamo è bella, però c'è un degrado, ragazzi. Perché? Noti un degrado maggiore che in passato, cioè... È un problema del sindaco, per parlarci chiaro, è un problema della Raggio. Ogni sindaco dice, io ho trovato un casino prima di me, ecco perché adesso farò, adesso faremo di più, qua di più ci sono solo i topi e sono più pesanti di prima. E basta. Allora, nessuno ha la bacchetta magica. No. E mi permetta di dire anche una cosa, che poi noi ce la prendiamo sempre con i politici, col sistema. Però io vedo persone che buttano nei cassonetti, per esempio, della plastica, buttano quello che c'è, qualsiasi cosa. Cioè, anche noi cittadini dobbiamo dare una mano a questo sistema, perché è troppo facile sempre scaricare sugli altri. Poi, per carità, adesso arriviamo ai rifiuti, che è un problema serio, perché arriviamo ai rifiuti. Quanto posso parlare? No. Perché è un problema serio e complesso. Però, insomma, questa sensazione di degrado. Banfi, poi le voglio far vedere una donna che le sta dando una mano. Adesso vediamo. Mi dica su Banfi cosa risponde a Banfi. Ma no, rispondo in realtà che stiamo lavorando, che ripeto, la città è grandissima. Abbiamo veramente oggettivamente trovato, ma se le dico sul verde, l'ufficio giardini aveva 160 persone, come si possono gestire 44 milioni di metri cubi di venti? Ma non li gestiva Buzzi, la sua associazione? Appunto, quindi caduta Buzzi e l'associazione di Buzzi. Avete dovuto rifare tutti i bandi, rimettiti a farle gare, ma sai quanto ci vuole per farle gare? Sì, ma bisogna farlo capire poi intorno. Noi cerchiamo di spiegarlo, poi facciamo il massimo, non è abbastanza, le assicuro che faremo ancora di più. Insomma, noi ci teniamo alla nostra città. Sa chi città. Fa di più? Guardi, io non l'avrei mai detto. Oh, Orietta Berti, introdurla con la barca lì finché la barca va, e Maria De Filippi che ha fatto una scelta intelligente. Sentite Maria. Il provvedimento che dà la produzione per quanto riguarda tutti i ragazzi è questo. Vi faccio vedere un'immagine. Allora, questa è una via di Roma, dove in questo momento... Non so se lo sapete, ma c'è un problema un po' della spazzatura, no? C'è una società predisposta a questo lavoro. Lavorano di notte e si fanno un gran mazzo, questi. Noi abbiamo pensato che voi di notte possiate aiutare i netturbini romani a pulire le strade di Roma. Dovremmo chiedere al comune l'autorizzazione, perché non è che possiamo mandarvi a lavorare così. Se il comune sarà d'accordo, voi andrete insieme a un'associazione che fa questo lavoro e pulirete di notte le strade di Roma, così di notte impiegate tutto il tempo in altre città. Io non solo penso che sia una risposta ovviamente già se, intelligente. Siete, scusi, non per farmi i fatti vostri, ma si è sentita con qualcuno del suo staff? Ci sentiremo nei prossimi giorni. No, ma li fa
tramazzare seriamente. Io non so, guardi, le dico in tutta onestà, non so se possono pulire, però quello che possono fare è aiutarci a raccontare ai cittadini come deve essere fatta la raccolta differenziata. Adesso, come lei sa, stiamo implementando la raccolta nel 10° municipio, che conta circa 240.000 persone, nel 6° municipio più o meno altrettanto. Nei prossimi mesi verrà avviata la raccolta differenziata per 500.000 persone e entro il 2018 per 1 milione di persone. Perché oggi quant'è in totale la oggi raccolta differenziata? Oggi è difficile riuscire a fare un totale. Perché i dati parlano tanto di Napoli, ma io mi ricordo quando avevo studiato le carte, Roma era più bassa di Napoli come raccolta differenziata. Perché Roma, diciamo, la raccolta differenziata negli anni è stata studiata ed è stata applicata a macchia di leopardo. Che cosa vuol dire? Che in alcune zone c'è, in altre non c'è, ma soprattutto è il porta a porta che è la cosa, diciamo, la pietra dello scandalo, perché dove c'è talvolta, cioè le zone in cui il porta a porta esiste vengono affiancate e circondate da zone in cui la raccolta è stradale, molto spesso le persone sono molto più comode, perché poi è una questione di comodità, di prendere e buttare tutto il sacchetto dove ci sono i cassonetti stradali, che però sono dimensionati per le zone della raccolta stradale, e quindi in realtà iniziano a ricevere rifiuti anche da zone che dovrebbero essere servite dal porta a porta, dove le persone dovrebbero scendere e differenziare sotto casa. Ecco, bisogna lavorare, ripeto, però le chiedo una cortesia. Posso darle solo un dato? Lei consideri che abbiamo già avviato il nuovo sistema di raccolta porta a porta nel quartiere ebraico di Roma, ed è stato avviato nel mese di dicembre all'esito di una consultazione tra AMA e cittadini. Nell'arco del primo mese la raccolta differenziata è passata all'85%, al secondo mese il dato è stabile. Che cosa ci dimostra questo? Ci dimostra che se tra AMA e cittadini c'è, si avvia una collaborazione. I cittadini la fanno bene, e AMA riesce a pulire tutto. Se lei va, non trova una busta in strada. I cittadini del quartiere ebraico sono contentissimi, quindi noi vogliamo esportare quel modello nelle altre zone di Roma. Si tratta di riuscire, ecco, a conciliare i ritmi delle persone, ecco, con i però ritmi dell'AMA. È un dato di fatto, se lo lasci dire da me, che giro in motorino, quindi io ho una visione privilegiata delle strade, vado tutti i quartieri, li conosco a memoria, bene o male, e io vedo immondizia, parecchia immondizia in giro. Il fatto che lei abbia chiesto l'intervento per la difficoltà prima alla regione Emilia-Romagna, poi adesso si sa che andranno in Abruzzo, fa capire che c'è un problema emergenziale a Roma dei rifiuti, perché se no non si chiede un aiuto a un'altra regione. No, non è corretto. Non c'è un problema emergenziale, per cui, premesso che non ho chiesto io, attenzione, la legge prevede che non sia il sindaco a chiedere, L'AMA interessa la regione e gli accordi sono interregionali. Sì, però il sindaco non è che non sa quello che succede. No, però non lo chiedo io. E questo ci tengo a precisarlo, perché se riesco a finire il ragionamento le racconto anche un'altra cosa. Allora, il problema non è emergenziale, è strutturale del Lazio. Perché dopo Malagro, dopo la chiusura di Malagrotta, la famosa grande discarica che per anni... La discarica d'Europa. Cerioni, sì. Assolutamente. Tenuta in piedi per anni. Esatto. Il Lazio si è trovato senza, di fatto, un sito importantissimo che serviva non solo la città di Roma, anche il comune di Fiumicino, per dire. E che cosa è successo? Che dal 2012 questo piano rifiuti doveva essere aggiornato, perché il piano del 2012 era comunque basato su Malagrotta. Caduta Malagrotta nel 2013, bisogna un attimo rifare i conti. Siccome questi conti non sono mai stati fatti, che cosa prevede la legge? Prevede che quando delle regioni abbiano degli impianti insufficienti possano stipulare accordi tra loro per scambiarsi rifiuti indifferenziati. Questo avviene per tantissime regioni. Sì, però lei lo sa che Bonaccini ha detto, ma come? Prima mi chiedono, mi inviano una lettera, l'AMA invia una lettera tramite la Regione Lazio, mi chiede la collaborazione, dopodiché io faccio sento tutti i miei comuni, le grandi città, perché ovviamente un altro Presidente di Regione, se deve chiedere ai propri cittadini di prendere della roba, dice non è gradevole. Dopodiché voi vi siete tirati indietro, apriti cielo, polemiche, perché l'avete fatto? Allora, il governatore sente gli impianti, perché gli impianti, ora non mi ricordo la cifra esatta, poi non è neanche compito mio conoscere le cifre, perché quando la Regione Emilia ha autorizzato la trasferenza dei rifiuti, in realtà i prezzi oscillavano tra i 180 e i 200 euro a tonnellata, considerando che un'altra regione ce li faceva pagare molto meno. Se permette, l'AMA sceglie. Ma l'AMA non lo poteva sapere prima di scomodare, entrare in un gioco politico, fare una telefonata? Però, allora, c'è una tabellare, io immaginavo che lo smaltimento fosse uguale in tutte le regioni. Non pensavo che ognuna facesse dei prezzi. Poi che portare i rifiuti in Emilia-Romagna sia più costoso che portare in Abruzzo è ovvio, perché è più vicino. Però una telefonata senza... perché lei lo sa che viene usata poi...
anche politicamente questa cosa, ma come, loro non sanno... Mi dica quando posso. Prego. Grazie. All'inizio di ottobre, l'AMA ha inviato una sorta di manifestazione di interesse a tanti impianti di altre regioni, perché sapeva che a causa della carenza strutturale della Regione Lazio, probabilmente a Natale, come ogni anno, quando c'è il picco dei rifiuti, ci sarebbe stato un periodo critico. Quindi si è portata avanti col lavoro. Io ho detto ad AMA, metti in sicurezza Roma. Si è portata avanti col lavoro, ha inviato questa manifestazione di interesse, molti impianti di altre regioni hanno risposto e hanno dato delle quotazioni. In particolare in Emilia pare che fosse arrivata una quotazione a 115 euro, che più 40 euro di trasporto... Lei sa che tra poco arriva Bonaccini, per cui... Lui chiederà di dire un'altra cosa, però guardi, in sostanza lei ha detto io non vado in Emilia Romagna perché costa troppo. No, mi scusi, io non ho detto nulla. E l'AMA? Io non ho il potere di dire all'AMA dove deve portare i rifiuti. Sarebbe un'interferenza non consentita dalla legge. Questa cosa la vogliamo capire o no? La vogliamo dire? La metta in modo chiaro. Scusatemi. La metta in modo chiaro. Anche perché, guardi, io le dico un'altra cosa. La regione Liguria ha fatto un accordo con la regione Piemonte per portare lì rifiuti, perché anche la regione Liguria è sottodimensionata. E non mi sembra che il governatore della regione Piemonte abbia chiamato il sindaco di Genova dicendo sei un incapace, sei un incompetente, sei un arrogante, ecco, chiedici scusa, allora fermi lei dice... ancora. O addirittura abbiano detto... Stiamo salvando la Liguria. Ma allora scusi, tutti questi attacchi tutti di queste ultime ore, questi attacchi delle ultime ore. Ma non sono ultime ore, beh, siamo insomma, in campagna nelle ultime elettorale, ore il Presidente ma siamo in del campagna Consiglio. Elettorale. Basta, lei li mette così. Guardi, io le dico una cosa, quando la Regione Lazio vuole muoversi, lo fa, perché il 4 giugno di quest'anno, dell'anno scorso, 2017, un impianto a Viterbo ha avuto un problema... è andato a fuoco, l'impianto ha chiamato la Regione Lazio, 48 ore dopo la Regione Lazio ha autorizzato la trasferenza in un'altra regione e nessuno di noi, nessuno di voi ha saputo nulla. Queste cose avvengono normalmente perché allora, lo consente la legge. Le chiedo una cosa, l'emergenza, allora, signore, lei però. Non chiama emergenza, però io ripeto, girando vedo che ci sono delle difficoltà, se no lei non le porterebbe ad Aprilia e non le farebbe andare negli Abruzzi. Quando ma Roma secondo non ha lei? Impianti. Certo, ma ho capito, ma adesso al di là delle questioni, io penso che un paese serio, presidente della regione, sindaco di Roma, che Roma, vorrei farlo capire a tutti, non è una città normale. Un quartiere come l'Eure è grande quanto Milano, giusto per far capire alla gente le difficoltà poi di questa città, per quello che si chiedono leggi speciali come in tutte le grandi città europee, no? Si chiedono quando... ma poi non vengono dati. Sì, però anche voi dicevate quando eravate all'opposizione, ah questi chiedono sempre soldi, sa quanti soldi abbiamo dato come italiani a Roma? Non faccio un discorso leghista, ma le garantisco che poi chi è stato, magari prima di lei certamente... non li ha usati come perché no, infatti ci ritroviamo 13 miliardi di debito, quindi effettivamente i competenti quindi non i problemi non è tanto bene. Dare i soldi ma come usare i soldi sogni questo paese poteri, si deve come si deve poteri. Usarle perché se io ogni volta per avere diciamo dei permessi, delle autorizzazioni devo fare il giro delle sette chiese è complicato, capisce? Quindi su questo la seguo. Però anche cosa i suoi sta facendo Roma? È importante, così. Cosa sta facendo Roma? Allora noi dal punto di vista dei rifiuti abbiamo fatto due cose, come sa, quindi la discarica di Malagrotta è stata chiusa, Cerroni ha avuto un'interdittiva antimafia, che cosa vuol dire? Che sostanzialmente la pubblica amministrazione non fa può usare più contrattare con nulla. Lui. Che lui ha delle lui ha, centri dove si potrebbero... Lui ha, a Malagrotta, dove prima c'era la discarica, sono rimasti due TMB, quindi due impianti che sostanzialmente danno una sorta di piccola, mini differenziazione del rifiuto indifferenziato, separano la parte umida dalla parte secca, ok, questi sono gli impianti di TMB. Sì, però siamo indietro, fanno... questo lei mi sta facendo capire, cioè io le dico quando cosa sto sarà facendo noi? In autonomia, secondo se lei, le dando posso dire cosa un anno, sto due io. Anni? Glielo dico. Per prima cosa insieme alla Prefettura e all'ANAC abbiamo stipulato un contratto con il commissario, abbiamo fatto nominare il commissario dei due TMB a Malagrotta, non c'è mai stata nell'era geologica di Roma una cosa del genere, abbiamo stipulato un contratto con il commissario che è obbligato a prendere un determinato quantitativo per un determinato prezzo. Prima l'amministrazione e Cerroni si stringevano la mano, ogni volta dicevano ti ritiro questo, ti ritiro quello. Questo contratto è un contratto ponte, dura 18 mesi, quindi noi che cosa stiamo facendo nel frattempo? Stiamo predisponendo una gara europea per individuare un partner che ci aiuterà a smaltire i rifiuti. Un anno? 18 mesi. 18 mesi, in questi perfetto. 18 mesi che cosa stiamo facendo? Dovrà fare qualcosa perché sennò glielo poi... Glielo dico, stiamo già facendo. L'AMA sta stipulando degli accordi sia con delle ditte laziali,
quindi nei limiti della competenza, della capacità della Regione Lazio, e sta cercando di stipulare dei contratti con delle imprese fuori dal Lazio. L'Abruzzo ci ha dato una mano. Allora, vedremo che cosa succede. No, adesso andiamo oltre i rifiuti. Però le dico cosa stiamo facendo anche noi. Noi stiamo inviando, abbiamo individuato dei siti per il compostaggio, due siti per il compostaggio, stiamo individuando un terzo sito. Insomma, lei mi dice, noi stiamo lavorando, noi stiamo lavorando. Sì, di far diventare AMA autonoma. Rimarrà molto triste questo, secondo me, perché guardi questo filmato dove c'è questo animale che pascolava molto bene, poi vediamo, si trovava a suo agio, guardate. Ecco, lo vedete, è lì. In mezzo ai rifiuti, li sguazza, sta facendo la sua scelta del suo spuntino, sembrerebbe, dite voi, farà in periferia, no, nel cuore della città, poi se ne va via, ma state attenti, questo animale se ne va per strada, ma non è tutto sommato cretino, perché tra qualche istante scopriremo dove questo maiale, dopo aver cibato, vedete, lì è tutto pulito, quindi vedete che facciamo vedere anche i siti puliti, gioielleria, vedete, attenti, ed entra in gioielleria. Questo è una cosa che ho visto nel montaggio, ci possiamo giocare. Poi bisogna vedere chi l'ha messo, magari l'ha messo qualcuno. Si metta a fare un filmato e non chiami la polizia. Allora, magari qualcuno l'ha messo lì per giocare, sarà qualche suo nemico, però era curioso. A proposito delle famose cose di cui noi ci occupavamo, si ricorda Fittopoli, tutto questo, che ha trovato lì? Che avete Scroccopoli. Fatto? Lì sì, abbiamo c'erano tutti, Sì, no, ma non lo metto in dubbio, ecco, anche questa magari è una cosa che se poi vogliono approfondire. Come lei sa, noi abbiamo delle liste d'attesa, delle graduatorie di persone che attendono casa dal 2000 e sappiamo bene che all'interno degli appartamenti, dell'edilizia popolare, ci sono anche persone Non lo dica noi che abbiamo fatto delle battaglie abbastanza serie. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo completato il censimento, abbiamo scoperto che inoltre 1600 appartamenti abitano persone che non hanno titolo di stare lì, quindi stiamo iniziando a cacciarle. Abbiamo trovato una persona che addirittura aveva il Porsche parcheggiato sotto casa e 90.000 euro di reddito, occupava una casa del comune, quelle che tendenzialmente vengono utilizzate per le persone povere. Stiamo cacciando questi occupanti che non hanno titolo e abbiamo già inserito all'interno delle abitazioni 750 famiglie che hanno titolo. 750 famiglie in un anno e mezzo a fronte degli inserimenti che c'erano prima, che viaggiavano intorno ai 250 inserimenti nel 2014, 280 nel 2015, quindi stiamo anche lì, ecco, imprimendo un'accelerata, allora, perché dobbiamo andare a risolvere il tema. Mi permette però di chiederle una cosa. Ricorda le immagini degli appartamenti con i rubinetti d'oro, insomma, case tipo Gomorra, voglio dire. Mi ricordo di tutto e temo che sarà complicato anche eliminarle del tutto. Però lei mi sta dipingendo una situazione fantastica, positiva, nella difficoltà però dove si vede il lavoro. Sai che c'è una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso. Si sapeva da tempo che voi avreste preso, diciamo, il potere a Roma, lei sarebbe stata eletta sindaco. La cosa che mi ha un po' deluso come esterno è che avete fatto un valzer continuo di assessori, avete dato l'idea, perché poi lo stesso Rutelli, no, disse: il mio primo mandato ho fatto errori che mi sono serviti poi per far meglio il secondo. Quindi a me ogni tanto mi piacerebbe che, anche in umiltà, uno dice: abbiamo fatto anche noi degli errori. Caspita, penso di aver chiesto scusa in Mondovisione, probabilmente, ecco, di Rutelli non sapevo che avesse detto questa cosa, ma penso che mai nessun politico italiano. Tutti, no? Chiunque arriva... Momenti mi cospargevo il capo di cenere, mettevo i ceci sotto però le ginocchia. Però perché siete arrivati, avete dato questa sensazione di continui valzer di assessori in zone strategiche e di essere arrivati con una lista subito immediata forte? Guardi, io le dico una cosa. Guardando indietro, guardando indietro, io le posso dire una cosa, che io penso che si debba fare un lavoro sul programma, quello che noi abbiamo fatto. Quando abbiamo cercato gli assessori c'erano tantissime persone che in qualche modo volevano dare un contributo, ci volevano dare una mano, però trovandosi di fronte a uno scenario come quello di Roma dicevano: sì, posso stare tra le seconde file, però perché... Quindi avevamo tantissime persone che si candidavano a entrare negli staff e poi però chi realmente si voleva assumere la responsabilità di diventare l'assessore e stare in primo piano, non è che cioè ci pensavano bene, e io ritengo che sia anche corretto pensarci bene, perché fare l'assessore al Comune di Roma in alcuni casi è quasi... Cioè non avete sbagliato delle scelte, secondo lei? Sicuramente ci sono state anche delle scelte che non sono state felici, però le dico una cosa, il programma è uno, finché gli assessori si riconoscono in quel programma e lavorano per quel programma, stanno con noi. Quando decidono che quel programma gli sta stretto, non si trovano più, non lo condividono più, è giustissimo che o vadano via loro o che li cacci io.
e continuerò a farlo, perché il Movimento 5 Stelle è stato scelto per realizzare un programma a Roma. I cittadini ci hanno chiesto di cambiare. E cosa cambiare? Cambiare il modo in cui venivano fatte le cose. Cioè, la responsabilità che noi ci siamo assunti è una responsabilità grossa, perché le dico molto francamente, sa quando mi chiedevano cosa farete nei primi 100 giorni? Allora, io ho sempre detto in campagna elettorale, i 100 giorni, non si può misurare un'amministrazione sui 100 giorni, perché per fare le cose in 100 giorni io non posso neanche fare un appalto. Che faccio? Faccio tutti affidamenti diretti, io non so che cosa c'è in pentola, non so che cosa mi trovo, magari faccio un affidamento per un progetto che è già in cantiere. Non si ragiona così. Eppure, se io avessi realizzato qualcosa in maniera così d'impatto, io avrei aumentato improvvisamente il mio consenso. A me non interessa il consenso. Dobbiamo smetterla di ragionare per il consenso. Dobbiamo ragionare per il bene della città. Se ci vuole tempo. Senta, scusatemi, ci vuole tempo. Va bene, il tempo lei ce l'ha, perché avrà ancora un mandato. Però il 21 giugno ci sarà il processo per la vicenda, sì, della promozione del fratello del suo ex, insomma, non dico braccio destro, ma molto vicino, Raffaele Marra. C'è chi dice che lei abbia scelto di fare il rito abbreviato e il rito immediato a giugno, proprio perché così evitava udienze in campagna elettorale. Che tipo di scelta ha fatto? L'ha fatta in questo senso? Deve stare tranquilla e serena, o per che cosa? Io mi sono confrontata con i miei avvocati mi hanno suggerito di optare per questo rito. Io devo dire che, insomma, all'esito di una serie di colloqui, insomma, ho aderito a questa loro proposta. Del resto faccio notare un po' il due pesi e due misure. Sala ha fatto la stessa scelta e, voglio dire, non mi sembra che gli si sia andati a chiedere ma lei l'ha fatto, perché, per come. Sala ha avuto 5 righe in 11ª pagina di non ricordo neanche quale giornale, io ho avuto titoli per 2 settimane. Cioè, anche qui, riconduciamo il tutto a una normalità, ricominciamo a inquadrare le cose, no? Mi tolga solo una curiosità, se lei se dovesse, posso, volentieri. Se dovesse essere rinviata a giudizio, no? Cosa fa? Si dimette o mantiene la linea? Cioè, no, mantiene la sua posizione di stare a di sindaco? Di fatto, cioè, io affronterò, letto, ma io affronterò il giudizio, con il rito immediato io affronterò il giudizio, proprio perché voglio chiarezza. Ecco, ma che cosa non torna? Nel senso che io mi ricordo che quando parlavano di Marra, io non voglio parlare di vicende processuali, parlavano, no, però perché, le dico una cosa, che perché è giusto anche dirsela, tutti, sì, di Raffaele Marra parlavano tutti molto bene, cioè essendo un uomo molto preparato, molto competente. Dopodiché io vorrei capire che cos'è che l'aveva convinto di lui, la sua preparazione, la sua capacità? Beh, aveva un curriculum. Perché poi in insomma, fondo ne ha trovati 12 lì dentro, non erano tanti super referenti dentro. Ne ho trovati 12. Quanti erano i vertici su cui fare affidamento i super dirigenti? Non è che siano tantissimi. No, no, non sono tanti. No, ma il punto è, guardi, lui aveva, come lei ha riconosciuto, aveva un ottimo curriculum. Parliamo di una ex guardia di finanza, sì, plurilaureata, addirittura con delle decorazioni al merito del Presidente della Repubblica. Sicuramente una persona molto, molto preparata. C'è stato un errore, l'ho già ammesso. Non dirò a lei tiro la cordicella, perché l'ho già detto da un suo concorrente, non me ne voglia. Ma io non ho concorrenti, io, guardi, sono qua, siamo qua così. Io, quindi, c'è stato un errore, l'ho riconosciuto. Poi, se vogliamo continuare a parlare di Marra... Ma si è sentita più tradita umanamente o tecnicamente di non aver capito che era una persona di quel tipo? A parte che poi, l'ho sempre detto, bisogna essere nelle orecchie della Guardia di Finanza che fa le intercettazioni, forse per capire di più. Però credo che umanamente... Noi ci dobbiamo basare anche un po' su quelli che sono gli elementi, no? Che abbiamo. Quindi tecnicamente sembrava una persona molto molto preparata e probabilmente lo era. Che cosa le devo dire? Senta, a proposito di no, quando le dicevo che cosa... Quando ha detto no alle Olimpiadi, sono passati alcuni mesi. Che sensazione ha di aver fatto sempre la scelta giusta? Sì, assolutamente sì. Ma guardi, io le dico un'altra cosa. Ma perché? Quando questa scelta la fece Monti qualche anno fa, fu acclamato come il salvatore della patria, il salvatore dell'Italia. Cioè, diceva, quando... si spende troppo, i rischi sono troppo alti, sì, siamo già in difficoltà. Sì, esattamente. Le stesse cose che abbiamo detto noi quando, voglio dire, ci siamo insediati. Noi l'avevamo detto già nel 2014-2015, quando eravamo all'opposizione, è arrivato tutto il comitato olimpico in aula Giulio Cesare, noi abbiamo detto, guardi, qui forse le spese vanno fuori budget. Quindi era una posizione studiata e consolidata nel tempo.
Io le dico che secondo noi Roma con 13 miliardi di debito, ulteriori debiti non se li può caricare, ma questo ce lo dimostrano anche le Olimpiadi che ci sono state a Rio, ma ce lo dimostrano tantissimi luoghi in cui si fanno le Olimpiadi, poi gli impianti decadono, i costi aumentano. Noi non ce lo possiamo permettere. Tra però le dico una cosa, è vero che abbiamo detto no alle Olimpiadi, poi abbiamo detto sì. Erano per esempio molti soldi esteri che arrivavano anche, no? Perché Malagò sostiene e tanti altrettanti ce ne avremmo dovuti mettere noi. Che arrivano da fuori, si potevano inserire. Altrettanti ce ne dovremmo mettere noi, ce ne avremmo dovuti mettere noi. Siccome non ne abbiamo, io non so dove andare a prendere quei soldi che le Olimpiadi avrebbero chiesto. Tra l'altro le do un dato, tra quei 13 miliardi per cui tutti noi, romani e italiani, paghiamo ogni anno 500 milioni di euro alla gestione commissariale, tra quei 13 miliardi c'è anche un miliardo che è ancora per gli espropri delle Olimpiadi del 60. Quanti anni sono passati? No, guardi, io non ero nato ancora, no, non mi guardi con quegli occhi, però siamo nel 60. Cioè, capisce? E lei mi vuole far caricare non tanto gli attuali romani, sono perché, scelte sulle quali si lei sono vuole che io carichi sulle spalle dei figli dei miei figli altri debiti. Già noi, se tutto va bene, smetteremo di pagare nel 2048. Beh, non ci saremo mai, no? Io capisce? Personalmente, no, per carità, io invece le auguro, sì. Io le auguro. Pippo Baudo c'è di sicuro, come? Non si preoccupi, quando andrà da Pippo Baudo. Quindi, però ma abbiamo detto sì, per esempio, alla Formula E, che è la gara di auto di Formula 1 elettriche. Cioè, voglio dire, stiamo dicendo sì a un sacco di cose, arriverà l'ultima tappa del Giro d'Italia a Roma. Qual è stato il momento più brutto, se ce lo può dire, umanamente anche? Ma guardi, sicuramente il primo anno, i primi sei mesi sono stati molto molto duri. Poi però, insomma, ci si fa una corazza. Si è sentita sola ogni tanto anche? Guardi, le do una risposta un po' strana. Per quanto io sia circondata da persone che sono i miei assessori e i miei consiglieri e i presidenti di municipio, per cui siamo effettivamente una squadra, alla fine il sindaco è per forza solo. Questo è, cioè, un dato ineliminabile, ogni sindaco è solo. Detto questo, poi uno fa la corazza e va avanti. Ma che costo ha sulla vita privata, personale, per esempio, per una donna che ha un ragazzino, sì. Matteo? Sì, cerco di, diciamo che ogni momento libero... Che non credo abbia nato il nome Matteo per Renzi, no, in onore a Renzi, sa che molti hanno dato... No, no, era un nome che costo, ecco. Era un nome che mi piaceva da quando ero piccola, ecco. Quindi sono riuscita a spuntarla con mio marito, insomma ho vinto io. È un costo alto comunque, costo perché lei lavora sempre, no? Poi l'ansia di stare comunque... No, purtroppo alle 2 di notte chiudo e vado a casa. È un costo molto alto, mio figlio lo vedo un po' poco, ma anche devo dire i miei amici vedo poco, e quindi anzi approfitto per salutarli, per dire che la prossima pizza non sarà con gli assessori in Campidoglio a 1 di notte, ma cercherò di farla con voi, glielo dico qui così, con una volta li avverto tutti. Insomma, sicuramente la vita privata viene compressa, ma è inevitabile, però si sapeva. E la soddisfazione più grande invece che ha avuto? Ce ne sono tante, ma già aprire un asilo nido e vedere finalmente i genitori che possono portare i bambini in un posto nuovo è una grande soddisfazione. Lo sbaglio che ha fatto più... Aspetti che le dico sì. Un'altra cosa, perché guardi, di recente io mi si sono quasi inumiditi gli occhi. A Roma abbiamo fatto un capodanno... Secondo me è molto bello, ora non ne hanno parlato le televisioni e i giornali, ma questo è un altro problema. I romani sanno, insomma, ci sono state 75.000 persone al Circo Massimo che sono venute la sera del 31 e tantissime altre hanno passeggiato sul Lungotevere e su un'altra strada di Roma lì vicino, che è via Petroselli, che erano completamente pedonalizzate, piene di eventi, artisti, musicisti. E io incontravo le persone per strada, ero io, la mia famiglia, alcuni amici, mi stringevano la mano commossi loro e mi dicevano... Ci ha restituito Roma, la vogliamo sempre così. Non si può pedonalizzare sempre via Petroselli, ora io gliela dico qui, chiaramente, poi ai miei dirigenti, cioè, questo non glielo dico perché altrimenti si mettono mani nei capelli, oddio la circolazione. Però sicuramente qualche altro evento del genere lo faremo, perché erano contenti di potersi riappropriare della loro città. Ecco, ma suo figlio cosa dice che non la vede mai o la vede poco? A saperlo. Che questa era facile, sì. No, è contento, però cioè, certo, gli manca la mamma,
come a tutti i bambini, di quello che faccio, non... gli manca la mamma. Per ecco, cui quando ecco, ci sono cerco ecco di stare con lui. Che averla la domenica è un po' complicato. Sabato e la domenica cerco di ritagliarmi degli spazi per lui. Poi quando ci sono degli altri impegni vado tranquillamente, ma insomma... Lei ha detto, se arriverò viva alla fine sì del mandato... diciamo che le emozioni sono tante. E non mi ricandiderò. Le extrasistole anche. Non mi ricanderò. Cosa farà? Torna a fare l'avvocato? Cioè, non si... Ma io penso che continuerò comunque a lavorare per il bene della mia città. L'ho fatto, cioè, soprattutto da quando è nato mio figlio, io ho iniziato a impegnare, ho iniziato questo percorso di impegno, no? Per migliorare la mia città, come credo che chiunque, qualunque cittadino dovrebbe farlo, dalle cose più piccole, da come si fa la spesa, veramente a come si butta un rifiuto, a tutto, tutto quello che noi facciamo ha implicazioni sulla comunità nella quale viviamo. E questo secondo me a Bonaccini che tra un po' arriva. Sì, lo saluto, presidente poi una volta che vuole venire lo ricevo in Campidoglio. Non parliamo di rifiuti. No, che cosa gli dico? Cosa gli posso dire a parte sua? Da parte mia che lo saluto, poi magari se una volta, ripeto, vuole venire, io lo ricevo volentieri in Campidoglio per un caffè, insomma siamo diventati amici sui giornali. Va bene, vedo molta ironia. Sì, per forza. Dietro le quinte... So se Giovanni Caccamo dalla regia mi inquadra questa ragazza. Ecco, questa ragazza è stata corsista dell'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo. Dobbiamo fare ancora molto lavoro sul rispetto delle donne, secondo lei, in questo paese? Moltissimo, moltissimo lavoro. Ovviamente lo devono fare le istituzioni, lo devono fare le famiglie. Parlerà di spalle, capisce? Cioè non vuole farsi riconoscere. Immagino. Quindi è un lavoro ancora lungo. A me dispiace moltissimo per questa ragazza, mi dispiace moltissimo per le altre ragazze, mi dispiace moltissimo per le donne che vengono molestate e mi dispiace per il fatto che spesso le molestie, forse adesso se ne parla di più, ma vengono di solito, no? Venivano un po' derubricate. C'è tanto lavoro da fare e in questo dobbiamo essere, e credo lo siamo, tutti uniti, perché il rispetto delle donne, il rispetto dell'essere umano, il rispetto delle donne non può prescindere in nessuna comunità. E ci dobbiamo unire tutti, a istituzioni, giornalisti, cittadini, famiglie, cioè si comincia dai primi anni, dai bambini. In pochi secondi però, mi permette, avevo letto tempo fa, quindi posso anche sbagliarmi, un po' di polemica sul fatto che a Roma si chiudeva un centro antiviolenza. No, anzi, noi ne stiamo aprendo di centri antiviolenza. Era... errore o... Noi li stiamo aprendo i centri antiviolenza, li stiamo rimettendo in ordine perché anche lì purtroppo abbiamo trovato il caos, talvolta io apro i tappeti, cioè, alzo i tappeti e poi affrontiamo, perché di solito le cose se vengono fatte in maniera non regolare poi a cascata si portano una serie di problemi, quindi dobbiamo, come dire, rimettere in regola tante situazioni che nascono purtroppo male, ma le posso assicurare ecco, che le chiedo un'ultima cosa prima di salutarla. Sugli avvisi di garanzia avete cambiato un po' idea come Movimento 5 Stelle. Cioè si era detto chi arriva a un avviso di garanzia deve andarsene, vedi Pizzarotti eccetera, deve dimettersi eccetera. Adesso no, Pizzarotti l'aveva tenuto nascosto per non so neanche ecco, quanti mesi. Però è un cambiamento, è stato un cambiamento che molti non si aspettavano. Lei lo valuta, permetto che dico quello che penso, insomma nel senso che oggi se uno arriva a un avviso di garanzia non è che è una condanna, è un avviso che si sta... quindi elemento di difesa interiore che ti dà, quindi non è che deve essere dipinto come in Italia viene dipinto, però certamente è stato un cambiamento che è incuriosito nel mondo 5 Stelle, vedendolo dall'esterno. Vede, in realtà quello che c'è da dire è che bisogna anche valutare poi le singole situazioni, no? Per cui noi andiamo avanti, la sentenza poi è quella che conta e credo che questo sia fondamentale, andare avanti a testa alta tutti i giorni. Poi quello che succede, succede. Buon lavoro allora sindaco di Roma. Grazie. Virginia Raggi. Grazie. Tra qualche istante parleremo con quella ragazza che vedete alle mie spalle dietro l'headwall e racconterà quello che succedeva nei corsi di Francesco Bellomo e parleremo con altri ospiti. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.